Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 197esima puntata di Euro Truck Simulator 2. Oggi ragazzi siamo qui in alla June Deere. Dobbiamo prendere questo carico di sempre 45 piedi. E praticamente ragazzi, ieri avete visto, se non erro, due video di Euro Truck. O forse non lo so, comunque nel caso abbiate visto il video di Euro Truck, quello la scorsa puntata, quindi non mi ricordo già più che puntata è questa. Vabbè, la scorsa puntata che era senza audio, mi dispiace, ma purtroppo avevo finito di registrare ancora quella prima che è uscita l'altro quella prima, quindi la 195 6 7, sì, la 195esima. Ho detto basta, adesso devo andare, non registro più. Invece poi ho avuto ancora un po' di tempo, comunque avevo già tolto il volante, quindi avevo già spento il microfono. Poi ho avuto tempo, mi sono dimenticato di riaccenderlo e quindi mi sono dimenticato di registrare l'audio. Ve l'ho portata quella puntata lì solo perché veniamo qui nel Regno Unito. Non so, magari ve la metterò anche come non elencata, in caso qualcuno voglia vedersela, se la va a vedere. Comunque poi c'è stato quell'incidentino lì al sedicesimo minuto. Anche per quello, diciamo, che mi ha inchiodato davanti, che cavolo, tutti mi inchiodano davanti. Per fortuna poi non avevo fatto danni, ho fatto un 1% che dovremmo essercelo ancora portato dietro. Ci entra la marcia. Vediamo un pochettino. Sì, 1% ce l'abbiamo ancora dietro. Adesso ci abbiamo da farci un pochettino di strada fino a esattamente Stuttgart, Germania. Niente, cos'altro posso dire? Comunque oggi non so che dirvi. Comunque nel caso voi abbiate visto Farming 17 con oggi, pensate che forse posso saperlo che giorno è. Oggi è il 26 o il 27, ma penso più il 26. Comunque voi lo sapete che giorno è. Nel caso vedete Farming che è uscito il 17, che è uscito oggi, perché avevo una puntata in più del 15, per cui l'ho ritardato di un giorno. Perché se no so che, dato che mi dispiace l'ultima puntata che non la che non la veda nessuno, ho detto se faccio uscire oggi il 17 sicuramente il 15 non se lo guarda nessuno, o comunque la maggior parte della gente non se lo guarda. Quindi ho preferito non farlo proprio uscire per perché comunque insomma ho detto così. Comunque niente, adesso comunque ho preso, sapete che la prima, adesso vedrò anche se registrarvi la seconda, perché questo video qui l'ho registrato che era ancora il 24. Comunque sicuramente la prima puntata avevo ancora la versione, quella beta preview, di partner preview, quindi vedrete in un angolino che c'è scritto, perché mi è stato detto di metterlo e io devo, cioè io praticamente ero anche un po' contrario a farvi video, ma comunque per farvelo uscire subito mi è convenuto fare così. Perché sennò sapete cosa potrei anche fare. Vabbè, oramai voi sicuramente il video l'avete già visto. Perché per vederlo, cioè, dato che ci sarebbe stato quella cosa lì che la Giants mi ha obbligato a mettere, quella scrittina lì che praticamente c'è scritto partner official, qualcosa del genere, official preview partner, qualcosa del genere. In più non posso neanche parlare male del gioco, già mi era scappata un po' la voglia di farlo. Poi ho detto vabbè, per fargliela avere in tempo usiamo questa versione. Adesso mi verrebbe in mente, per non farvi avere quel quadratino lì che magari vi dà fastidio, di poter, comunque l'ho posizionato in basso a sinistra, cioè dovevo metterlo da qualche parte in una misura, mi sembra 300 pixel per 300, ora non mi ricordo,
No, perché 300x300. Non mi ricordo che misura. 300x300 è troppo grossa. Poi vabbè, dipende anche dalle proporzioni del monitor che lo guardate. Comunque, dovevo metterlo da qualche parte. Nel caso voi l'abbiate vista, che è uscita quindi oggi, senza quel quadrino, è perché, ragazzi, io stamattina, no, che cavolo dico, mi sono alzato insomma alle 4 per registrarvela, perché in modo perché io un po' devo dormire, per cui non potevo stare sveglio. Tipo fino a come faccio quando non c'ho scuola il domani, tipo fino più tardi, perché già, a parte che l'ho già scaricato, ma ho visto che dovrei riscaricarlo per avere la versione quella completa. Completa. Comunque mi sembra che sia cambiato una versione da, cioè abbiano già fatto una patch, quindi ok, conviene aggiornare il gioco e tenere la versione nuova. E quindi mi sono alzato un po' prima, perché comunque, ragazzi, io un pochino devo dormire, sennò poi non mi sentite così carico nei video, come è già capitato che mi sentite mezzo morto, ecco. Voi questo video l'avete visto, io in realtà, quindi era stamattina che mi sono alzato presto, ieri mattina. C'è un casino, ragazzi, ultimamente, con sto farming, poi il video che non è venuta la puntata qui. E quindi sì, penso che la prima puntata la cancellerò. Quella che ho fatto sulla beta preview, non lo so, non lo so ancora, ragazzi. E ve la farò. Comunque, lo dirò nel video. Lo dirò nel video, magari un inizio nero, ve lo dico qualcosa. Nulla. Adesso qui dobbiamo stare dal di là, in teoria. Ci spostiamo. No, non è vero, scherzavo. Queste uscite ogni volta ti fregano. Adesso qui noi dobbiamo farci 14 ore, che in realtà sono poche. Cioè, non sono poche perché in teoria il traghetto è piccolo, infatti. Cioè, abbiamo da andare fino a Stuttgart. Vedi, qui non è che faccio prima. Cioè, 1 chilometro in più proprio, mi dicono. Più o meno la strada è uguale. No, beh, allora passiamo da dove me lo segna lui. Vai, 1 chilometro, cioè, potete vederlo là in basso a destra quanto è 1 chilometro. 19, 18, cioè ci vuole proprio un briciolo che ti trovi una macchina davanti e ti sei già mangiato 10 km. Per cui è inutile stare a vedere sul chilometro in più, sul chilometro in meno. Io ho visto quella che c'era più autostrada, perché comunque metti caso che ti trovi uno davanti, un po' più scomodo. Tra l'altro, oggi che c'è qua? No, vedi, non devo andare di qui, devo stare di qua. Ok, ah, peccato, mi sa che qui c'era tipo un posto per dormire che potevi scoprirlo. Vabbè. Tra l'altro, niente. Non voglio crearvi altra confusione, perché volevo dire una cosa, ma dato che non so che giorno farò uscire questo video, è meglio non parlarne, perché è un casino. Questo posto mi ricorda tipo la Sosnovka, la mappa del DLC Cold. Speed camera, quante miglia? 60 miglia, no. E ciao. Che fortuna. Non riuscivo a rallentare, e per fortuna non mi ha preso. Comunque 50 miglia, non 60. Perché 50 miglia sono 80 all'ora, 60 miglia sono 96,6, 96,7. Io ho sempre paura quando sto dietro a questi qui così, che nel gioco non mi fido mai troppo, perché potrebbero sempre inchiodarti. Vedete, adesso per esempio ho preso il via, cioè tutti che prendono il via anche a sinistra. Vabbè, io sto di qua tanto. Anzi no, adesso mi posso spostare. Cioè, qui nel gioco o fanno 80 all'ora, 180, 180, 180. Anche le macchine, perché a volte è più raro giustamente di superare le macchine col camion, però anche già ti capita. Che bel paesaggio che siamo.
le campagne inglesi. Poi sono tipo, siamo quasi alle scogliere di Dover. Dover in teoria dovremmo averlo di là, cioè, da lì. Le bianche scogliere di Dover. Da una parte c'è Dover, dall'altra c'è Calais. Questo adesso ci facciamo un incidente contro. Perché poi c'è anche una brutta cosa su Eurotrack, che è la prospettiva. Che ti frega tantissimo la prospettiva su Eurotrack. Perché tu dici, ok, sto facendo questa velocità, prima mi fermo. Però non riesci a vedere se la macchina che è davanti a te sta frenando o meno. E quindi ti frega molte volte. Tipo adesso. Capita. Per fortuna è un gioco, se no sapete quante ne avremmo già combinate oramai. Ma comunque nel gioco. Ah, una cosa ragazzi, è uscita anche la mod degli interni della serie 6 di Alexander. Mamma mia, guarda in che definizione sono fatti questi interni. Migliori che quelli veri. Cioè proprio. Ma guarda i numeri come sono. Vabbè, oramai. Cioè, oramai. Voi non, forse non li vedete tanto bene, però. Ve lo assicuro io che sono perfetti. Qui dobbiamo ottenere 50 miglia. Che comunque è anche comodo perché vedete. Sotto c'è anche il cerchietto con le miglia. E tipo, non pensavo. Non mi sarebbe mai tornato utile, a parte che più o meno. Le grandi misure si sanno, cioè le so, 30, 50, 40, cioè quanto sono. Comunque ti può tornare utile. Vedete, 50 sono proprio 80 km orari, 50 miglia. Le luci? Ok, ci abbiamo le posizioni. Le posizioni, sicure? Gasoline ne abbiamo. Il gasolino, gas o lino, quindi abbiamo o gas o lino. Poi voglio vedere. Guarda qui, io ho fatto così per evitare di frenare tanto, perché comunque ho visto che non c'era nessuno di là. Cioè, ma poi non so se sono io che non li vedo. A volte non accendono neanche gli stop quando frenano. E poi non so, nel caso. Aspetta, che qui devo girare. Possa essere nel caso, per esempio, di un incidente, se tu tamponi uno da dietro, hai sempre torto, e va bene. Però nel caso questo qui abbia tipo tutti gli stop bruciati, non so che succeda. Cioè, hai torto lo stesso. Sinceramente, magari un po' di torto ce l'hai perché dovevi tenere la distanza di sicurezza, però. Magari senza le luci, che ne so. Se voi siete più informati di me. Volete scrivermelo. Però vedete, qui vi dice camion di qua. In realtà di qui non si ci va perché è chiuso. Noi andiamo dove ci dicono le macchine. Qui adesso ci tiriamo giù tutto. C'è il mascherone davanti. Ah, ho sbagliato il tasto. Allora anche remo via qui. Però vabbè dai, siamo nel gioco, si può fare. Tra l'altro ero l'altro giorno in uno svincolo. E c'era una specie di discesina. E mi hanno. Mi si è tipo bloccato il camion proprio. Si vede che mi ha toccato tutto il mascherone. Mi si è proprio bloccato il camion. Capita. Non dovrebbe capitare, ma capita, diciamo. Comunque penso che toglierò i paraspruzzi sotto perché sono troppo bassi. Cioè, se ne leggi neanche metà della scritta Scania. Vediamo un po'. Stuttgart. Comunque non vi ho detto che guadagniamo 57.000 euro. Vedete? No, beh, un pochino se ne legge. Però sono inutili. Cioè, dovrei salire qui, vedete? Se stessi qua sopra forse si legge un pochettino. La Scania si legge. Poi la brutta cosa che RJL.
questo cos'era l'aria, no? Avendo modificato... Scusate, mi è andata la saliva di traverso. Avendo modificato tutti gli UCAP, praticamente a... non... pochissime mod sono compatibili più con i suoi Scania. Cioè, infatti, pian piano le sto un po' aggiornando tutte. Tipo i Mudflap, quelli con scritto Scanva Diesel. È proprio un'infinità di roba, non è più compatibile. E io che per gli Scania di RJL avevo il mondo di di personalizzazione oltre al camion. Perché se dobbiamo dirci la verità, adesso vabbè, ha fatto quest'ultimo update che ha messo tante belle cose, ma già con la 1.5 lo Scania di RJL da solo non era un granché. Cioè proprio era lì comunque. Non dico un camion normale, perché comunque personalizzazione ne aveva, però non così tanta, ecco. Per cui sì, dai. All'inizio lo usavo infatti da solo, senza nessun'altra mod. Però poi quando ho iniziato a scoprire le altre mod, è stato amore a prima vista. Aspetta, non sono nel Regno Unito. Meno male che si è fermato. Infatti dicevo, cosa fa questo qui fermo? Io dopo un po' che mi abituo a guidare nel Regno Unito, poi mi guido dall'altra parte. Appena mi abituo a guidare dall'altra parte, devo riguidare di qua. Freccia di là, freccia di qua, freccia di su, freccia di giù. Qui, attenzione che una volta mi è capitato che mi si è infilato un furgone tipo qui. Andiamo. Ci mancano ancora 700... pensavo meno, sinceramente speravo di meno. 700 km. No, aspetta, ho cambiato due marce. Tre marce. No, due marce. La marcia e la mezza. Dai. Ok. Ora, comunque 270 quintali non fa così fatica, per essere un 480. Non vedo l'ora di avere il mio... Sapete che non so se... Cioè, sicuramente lo comprerò un 730, ma... penso che il mio camion non sarà più l'atelier. Cioè, sarà un altro. A parte che non lo uso tipo da... un anno, però saranno mesi che non lo uso più l'atelier, per cui potrebbe anche tornarlo. Sì, penso di sì. Volevo fare un 560 bello, bello bianco, come piacciono a me gli Scagna. Comunque, cosa ne pensate della verniciatura di questo camion? Che io non ve l'ho chiesto, però. Ve lo faccio vedere, non faccio una verniciatura non so. A me piace, sinceramente. Ah, non vi ho detto forse che ho messo i tondini cromati attorno ai fari. A me piace, sinceramente. Guarda che bella la sospensione della cabina. Questo sì, una... questa è una cosa realistica, la sospensione della cabina. Perché è una moda, non per altro. Però è realistica. Qui tagliamo la strada all'autobus. Ora qui ritagliamo la strada a questo Mercedes, che può anche essere chiamato in un altro modo. Ok, qui lo prendiamo per così, tanto ci abbiamo doppio. Sfruttiamolo. Ok, questo qui c'è ancora di fianco. Con quattro assi, solo col trattore in autostrada. Quando era che vi parlavo di... scorsa, non so se ve ne ho parlato la scorsa puntata, cioè quella puntata dove non c'era l'audio o cosa, dello Scania 730, quello, vai, nel caso ve ne abbia parlato, comunque non lo so se ve ne ho parlato o no. Meglio allora, per continuare un discorso che magari non ho iniziato, meglio lasciar perdere, perché poi questo è il brutto, io già ho poca memoria, figurati se mi ricordo cosa ho detto in un episodio di Eurotrack. Che magari ho detto anche cose interessanti, magari anche importanti. Chi se le ricorda?
Dovrei registrarmi, cioè, registrarmi 24 ore su 24 io. Perché molte volte sono delle cose importanti che devo dire e poi mi dimentico. Qui. Ci sono tutti i svincoli in sto posto qui. Stiamo per arrivare a Lille. Poi prendiamo lo svincolo, scendiamo, sì. Sì, non c'è tanto da sbattersi per fare sta strada. Adesso volevo rivedere un attimino, cioè c'è un pezzettino qui, non so quale delle due che facciamo più autostrada. Secondo me qui saranno uguali, più o meno sono uguali. Bisognerebbe misurare, no, beh, da qua è molta meno. Perché poi andiamo giù lisci come l'olio, cioè la sottostrada, siamo in Francia 90. Poi vabbè, andiamo sempre a 90 comunque, noi anche in Germania, e quindi ci mettiamo un pochino. Una cosa che vedo molto su Eurotrack sono quei funghi là. Penso siano funghi. No, forse questo è un aeroporto. Forse. Che sarebbero quelli per l'acqua. Che fanno da serbatoi dell'acqua. Questi cavolo di svincoli non si capisce mai qual è che ti devi spostare e quale no. Ogni volta sono modificati l'uno dall'altro. Devo fermarmi a Lille a fare magari la pausa? No. L'ultimo tasto cosa serve? Ah, per cambiare quelle cose lì. Ogni tanto mi vengono queste cose in mente. Dico, cosa serve questo tasto? Provo a schiacciare e vedo che non fa niente. Tipo, che so, il tasto per sganciare il semirimorchio. Vedo che non fa niente, mi rimane il dubbio per un mese. Poi dico, ah, ecco a cosa serviva. Tra l'altro in questo momento non sto neanche così tanto bene, quindi è per questo che magari non sto parlando tanto. Qui non mi posso spostare. Buongiorno. C'ho un po' di mal di stomaco. Comunque dalla prossima puntata mi risentirete parlante. Guarda che, come avevo detto, ormai non facendo, diciamo, tutti questi video, non è che io abbia tanto da parlarvi. Cioè, prima quando vi facevo i video di Eurotruck, che vi facevo una volta al mese più o meno, vi facevo un video al mese, c'erano tantissime cose da dire. Oramai ci sentiamo tutti i giorni per mezz'ora su attualità, per cui non so più cosa dirvi, sinceramente. Siamo girati di qua, ma sarà un altro, suppongo. Boh, penso di sì, dai. Qui mi sposto, sì, devo spostarmi. Ok, iniziamo a rallentare, scaliamo altra mezza marcia. Mettiamo due tacche di retarder. Ok, questo qui ogni volta schiaccio tutti i tasti, devo schiacciarne uno e li schiaccio tutti. Ok. Siamo arrivati giusti, perfetti. Adesso giriamo qui lo svincolino. Svincolino e ci portiamo. Poi qui non dovremo più svincolare, vero? No, abbiamo un bel po' di strada tutta nostra da fare con calma, diciamo. Vabbè, adesso sinceramente non so neanche da quanto tempo sto registrando. Vediamo se qualcuno me lo sa dire. 24 minuti. 24 minuti che registro, sono ancora qualche chilometro. No, sicuramente il viaggio non riusciamo a farlo tutto. La prossima area di servizio ci fermiamo. Ecco, ci fermiamo qua. No, andiamoci a fermare. È quella buona, quella che c'è dopo. Perché questa non vorrei fosse quella che non ha la corsia di accelerazione e mi ci mette diretto. Ci andiamo a fermare in questa qui, ragazzi. Sì, perché poi dopo non. Basta. Anzi, no, io mi fermerei. Comunque sia. Sul confine. Infatti non ha corsia di accelerazione, però pazienza. Ci mettiamo
mettiamo esattamente qui. Mi sono tirato dietro tutto. Il brutto che quando io vi registro i video, perché qui si fermano le strade? Vi registro i video, per esempio, si era buggato il sound di Euro Truck, quando non ne voglio poi faccio sti casini. Perché io quasi sempre registro i video quando ne ho voglia. Però so che magari, soprattutto farming ultimamente, non è che ne avessi tanta voglia, però so che vi fa piacere, ve lo registro lo stesso. Niente ragazzi, qui dal nostro bel R480 con i parafanghi un po' smufferati. Mi lascio sempre le posizioni accese, tanto le batterie del camion prima che le scarichi, anche nella realtà, non è che stai a spegnere sempre le luci. Cioè, sì, magari se hai mega lucioni ti rimangono accesi, sì, ma queste lampadine qui non gli fa niente, cioè non gli fanno niente alla batteria del camion. Poi la batteria del camion sono 2 da 12 volt. E niente ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per la visione. Da Dan è tutto. Ciao a tutti.